di oggi vogliamo mostrarvi come realizzare alcuni accessori per queste bambole in particolare vi faremo vedere come fare le fascette per capelli che avevano queste bambole durante i tutorial ehm, dei completini maglia gonna eh, che vedete qui il tutorial degli accessori eh, sarà eh, in due parti. Allora, nella prima parte vi faremo vedere come realizzare eh, le fascette per capelli che sono su questa cartina e che praticamente sono eh, quelle più semplici, vanno dal modellino base rosso ad alcune varianti. Ecco poi nella seconda parte vi faremo vedere come realizzare le fascette che eh, sono indossate in questo momento dalle bambole. Le fascette sono state realizzate con la lana con cui abbiamo fatto i completini eh, gonna maglia, basta pochissima lana come vedete, eh, diciamo così proprio i rimasugli, eh, qualche gomitolino rimasto eh, dai completini. E per fare queste fascette vi occorre ovviamente l'uncinetto ancora una volta misura due e mezzo. Allora, come primo passo cercheremo di eh, realizzare la fascia base, che tra queste quattro è la fascia in alto, eh, quella monocolore di cui poi le altre fasce rappresentano semplicemente delle varianti. Per realizzare questa fascia base devo avviare innanzitutto 30 catenelle. Quindi vado a fare il cappietto. E poi le 30 catenelle 3 e così via. Realizzate le 30 catenelle. Il passaggio successivo è quello di unire l'ultima e la prima catenella del giro con una maglia bassissima. Quindi vado a individuare Prima catenella del giro entro nella catenella e chiudo il lavoro a cerchio con una maglia bassissima. A questo punto vado a fare eh, il primo giro, che è un giro di maglie alte. Quindi sul lavoro di 3 catenelle 1 2 e 3 questa è la prima maglia alta del giro e eh, dovrò farne altre eh, 29 nelle restanti 29 catenelle mm? quindi qui vado a fare la mia seconda maglia alta la terza e così via fino a completare il giro bene una volta completato il giro con tutte le mie maglie alte non mi resta altro che unire l'ultima maglia del giro alla prima quindi vado a rientrare nella terza catenella Ecco, unisco le due maglie con una maglia bassissima per concludere la fascetta. Eh, manca solo un passaggio, un giro di maglie bassissime. Che però, attenzione, io dovrò andare a lavorare in una maniera particolare. Allora, se queste sono, vedete, le due maglie di ciascuna catenella ok una e due con una maglia che è più verso di noi e un'altra più esterna allora eh, nel giro 2 io dovrò andare a lavorare le maglie bassissime solo eh, prendendo solo questo punto qua quello verso di noi e non quello esterno ok ok allora tiro sul lavoro con una catenella poi vado a infilare l'uncinetto solo nella maglia più interna chiamiamola quella verso di noi così vedete ne ho preso solo una e chiudo con una maglia cioè realizzo una maglia bassissima la stessa cosa poi faccio nel punto successivo ok e faccio una maglia bassissima quindi di nuovo prendo solo la maglia più esterna cioè quella verso di me scusate e faccio una maglia bassissima e così via allora Completo il giro in questa maniera. Bene, ho lavorato tutte e 30 le mie maglie bassissime nella maniera in cui abbiamo detto. Adesso vado a unire primo e ultimo punto del giro con una maglia bassissima e praticamente il lavoro è concluso. Devo giusto tagliare il filo e chiudere quindi ho tagliato il filo ecco qui adesso chiudo giro sul rovescio la fascetta ecco bisognerebbe sistemare questi due fili allora una possibilità è quello di fare un doppio nodo di chiuderli qui dietro ecco vedete così come ho fatto io ho fatto un doppio nodo allora si tagliano poi le eccedenze qui si taglia il filo ed eventualmente se volete potete fissare questo nodino alla fascetta con un po di ago e filo se no potete lasciarla in questo modo quindi giriamo di nuovo la fascetta e Il modellino base è finito. Allora, adesso ehm, questa fascetta qui in bicolore è una variante molto semplice di questa, nel senso che è esattamente uguale, solo che io inizierò a fare le 30 catenelle di base con un colore, in questo caso il verde. Lavorerò poi il primo giro con un altro colore, io ho usato questo rosa antico, e finirò poi con il secondo giro di maglie bassissime di nuovo prendendo in mano il primo colore, il verde. Quindi ho fatto le mie 30 catenelle e ho unito primo ed ultimo punto con una maglia bassissima. Adesso devo fare il primo giro. Cambio colore. Bene, tiro su il lavoro di 3 catenelle, 2 e 3 con il nuovo colore, e poi faccio questa qui è la prima maglia alta, e poi vado a fare le altre ehm, 29 maglie alte, ok? Rientro, faccio la prima e così via, allora fatto il primo giro di maglie alte e unito eh, prima e ultima maglia del giro con una maglia bassissima, adesso posso riprendere in mano, eccolo qui, il colore iniziale e eh, per fare l'ultimo giro, il giro 2 di maglie eh, bassissime eh, come al solito lavorando soltanto su questo punto quello più vicino a noi della catenella e lasciando invece quello più esterno quindi metto sull'uncinetto l'altro colore tiro su di un punto di una catenella e vado poi a lavorare le mie maglie bassissime come avevamo visto prima e completiamo così il giro con le 30 maglie bassissime bene ho completato il giro 2 ho unito prima e ultima maglia del giro con una maglia bassissima adesso non mi resta che chiudere il lavoro e rifinire quindi ho tagliato i due fili rosa e verde ho chiuso il lavoro adesso Vado praticamente a creare quei nodini che vi dicevo prima, quel nodo doppio, ehm, legando insieme magari i fili rosa e i fili verdi qui sul rovescio del lavoro. Bene, ho legato i fili, ho tagliato le eccedenze e adesso anche la seconda fascia. È pronta allora in quest'altro tipo qui in questa versione di fascia sempre bicolore eh, in cui c'è un'alternanza vedete tra i colori eh, rosso e rosa no si alternano per due volte quindi inizio con il rosso e poi termino con il rosa la differenza rispetto alle altre due è semplicemente questa, che il giro 1 di maglie alte è stato sostituito con due giri di maglie basse, una fatta col colore rosa e un'altra fatta con il colore rosso. Quindi ho fatto le mie 30 catenelle base unito prima e ultimo punto con una maglia bassissima adesso devo prendere in mano il secondo colore e fare il giro 1 di maglie basse quindi carico il filo sull'uncinetto e tiro su il lavoro di 2 catenelle e poi vado a fare le mie maglie basse allora a questo punto la prima successivo catenella successiva la seconda e così via fino a lavorare tutte le catenelle di base quindi ho completato il giro 1 di maglie basse unito primo e ultima prima e ultima maglia del giro con la maglia bassissima adesso vado a realizzare un secondo giro di maglie basse esattamente come questo Soltanto che devo riprendere in mano il filo rosso. Quindi carico il filo sull'uncinetto e tiro su il lavoro di 2 catenelle. Okay? E poi vado a lavorare a questo punto la prima maglia bassa. nel punto successivo ecco, prendo bene la seconda maglia bassa e così via fino a completare eh, tutto quanto il secondo eh, giro ecco ho completato anche il secondo giro di maglie basse unito Prima e ultima maglia del giro con una maglia bassissima, adesso per terminare la fascetta non mi resta altro che prendere in mano di nuovo il colore rosa eh, e fare l'ultimo giro, che è il giro 3 di eh, maglie basse, bassissime, scusate, lavorando sempre solo in questo punto, diciamo più interno eh, del lavoro, hm? e lasciando stare. Quello esterno, allora carico il lavoro sull'uncinetto, tiro sul lavoro di una catenella e vado poi a prendere solo il punto più interno, ecco in questo modo qua, e realizzo la prima maglia bassissima il secondo e realizzo anche la seconda maglia bassissima e vado avanti fino a completare tutto il giro bene sono arrivata in fondo anche a questo terzo giro eh, ho quindi realizzato tutte quante le maglie bassissime unito prima e ultimo punto con un'altra maglia bassissima Adesso devo chiudere il lavoro e rifinirlo eh, legando appunto questi fili eh, a due a due come vi ho già mostrato prima. Bene, ho quindi legato i fili sul rovescio del lavoro, eliminato le eccedenze con la forbice. Adesso giro il lavoro sul dritto e anche questa terza fascia. È terminata bene manca da realizzare eh, questo questo modello qui questo tipo qui che dove come vedete un po ecco così eh, ci sono come dei motivi a quadretti eh, per fare questa versione della fascia di base allora, io nel eh, giro um, di maglie eh, alte, che è il primo giro, quindi faccio come al solito 30 catenelle di un colore, in questo caso il blu, poi vado a fare il giro di maglie alte. Allora, in questo caso il primo giro di maglie alte non è in un colore unico, come avevamo fatto qui o qui ma eh, in due colori io vado praticamente ad alternare una maglia alta di colore blu a due maglie alte di colore azzurro e infine concludo con un giro colore blu di maglie bassissime allora io ho fatto le mie 30 catenelle base le ho chiuse con una maglia bassissima poi ho già eh, tirato su il lavoro di 3 catenelle sempre dello stesso colore blu, queste costituiscono la prima maglia alta, adesso devo andare a fare 2 maglie alte con eh, l'altro colore. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto e vado a fare la prima. Maglia alta, ecco così. Poi farò anche la seconda maglia alta. Ecco, ci vuole un po' di pazienza perché abbiamo i due fili intorno. Ecco, dopodiché. Riprendo in mano di nuovo il primo colore e faccio una maglia alta quindi carico il filo blu sull'uncinetto. Questa volta entro nel punto, tiro sul filo e faccio la maglia alta, ecco, vedete, è venuto fuori il primo quadratino adesso eccolo qui il primo quadratino adesso riprendo in mano il colore azzurro faccio due maglie alte vado avanti così alternando una maglia alta di blu e due di azzurro fino alla fine del giro chiaramente terminerò con due maglie alte in azzurro e l'ultima di queste devo andarla ad unire alla maglia blu con una maglia bassissima Ecco, ho completato il giro 1. Eh, ho realizzato questo motivo a quadretti. Eh, ho legato prima e ultima maglia del giro, come dicevo, con una maglia bassissima. Adesso vedete, ho il filo azzurro. Devo riprendere in mano quello blu e lavorare il giro 2 di maglie bassissime. Eh, come al solito, lavorando qui su eh, questa Parte della catenella quindi ho ripreso il filo blu e l'ho caricato sull'uncinetto tiro su il lavoro di un eh, punto e poi metto su questo punto della catenella e lavoro la mia prima maglia bassa vediamo ecco così Infilo l'uncinetto e lavoro la seconda maglia bassa. Infilo di nuovo sul punto, sul secondo punto azzurro e faccio la seconda maglia bassa. Allora in pratica dovrò lavorare eh, tutte quante le catenelle e fino ad unire eh, l'ultimo e il primo punto. Punto di questo giro, il giro 2 con una maglia bassissima. Bene, ho concluso anche il secondo giro, che come vedete è indispensabile per fare risaltare il motivo a quadretti. Adesso non mi resta altro che eh, chiudere il lavoro, sistemare i fili sul rovescio del lavoro e poi anche questa fascetta è pronta. Bene. In pochi passaggi e con pochissima lana abbiamo realizzato queste prime quattro fasce per capelli.